come questa che normalmente passa in modo unanime negli altri consigli comunali, qua invece è passata solamente per un voto, quindi significa questo che 14 consiglieri, cioè quasi la metà del consiglio comunale, vedeva del marcio dietro questa delibera. Ma ovviamente noi dobbiamo inoltre sottolineare che questa delibera passa con i voti di qualche consigliere comunale che fino a qualche tempo fa, fino a qualche settimana fa, attraverso anche articolo di stampa, aveva sottolineato che era contrario al depuratore. Poi all'improvviso, all'ultimo giorno, come spesso purtroppo accade nella politica e nei consigli comunali, ha cambiato parere. Noi siamo a favore del depuratore, voglio sottolinearlo e dirlo a carattere cubitale, noi siamo a favore del depuratore. I nostri interventi però che andavano a far vedere come purtroppo queste strutture, poiché appunto sono delle macchine e possono guastare, ha fatto pensare bene a quei consiglieri che hanno votato in modo favorevole a dire che noi eravamo contrari al sistema di depurazione. Noi siamo favorevoli, ma non siamo favorevoli a questa delibera dal punto di vista tecnico portata appunto in Consiglio Comunale, secondo noi in modo errato, e siamo ovviamente contrari alla scelta del luogo. E mi spiego, innanzitutto non si può scegliere un luogo riccamente abitato come quello appunto di Madonna delle Grazie. Siamo vicinissimi a un complesso di edilizia cooperativa che si sta costruendo, in cui verranno a abitare tantissima gente. Cioè il cittadino si affaccerà dal balcone e vedrà il bellissimo depuratore sotto di fronte a casa sua. Non può essere la scelta di quel luogo perché vi sono complessi residenziali, cioè ci sono innanzitutto degli edifici da espropriare, vi sono dei capannoni da espropriare, vi è addirittura un pozzo, una riserva idrica importantissima che la legge protegge da espropriare, quindi diversi e diversi milioni di euro che devono essere spesi solamente per gli espropri, che renderanno di fatto quest'opera, se inizieranno i lavori, un'opera incompiuta, l'ennesima opera incompiuta della città di Acireale, che graverà sulla politica di questa amministrazione. L'MPA però, dopo aver criticato, diciamo, l'allocazione del depuratore, ha proposto delle alternative. Una di queste è l'individuazione della zona della femmina morta tra quelle possibili di allocazione di un eventuale, quindi di una modifica della zona del depuratore. Sì, innanzitutto dobbiamo puntualizzare alcune cose. L'MPA era innanzitutto a favore, come tutti coloro, i consiglieri, i miei colleghi che hanno votato contrario, a portare i refoli a Pantano d'Arci. Se questa strada, abbiamo detto, non è percorribile, allora noi ci adopereremo a trovare un altro luogo idoneo dove costruire il depuratore. L'abbiamo trovato questo luogo, a differenza dell'amministrazione, che non riesce a guardare più là del palmo del loro naso, non so per quale motivo, e l'abbiamo trovato vicino al torrente Fago, ai limiti con il comune di Riposto, una zona dove non bisogna abitazione, non bisogna espropriare niente. Quei milioni di euro che ora serviranno per darle ai privati potevano essere utilizzati per andare ad espropriare solamente i terreni e costruire questo famoso depuratore. Quindi una zona vicino a un torrente, ancora più vicina rispetto a quella di Contrada Rocca di Volano al mare, ad appena 50 metri dal mare, in una zona dove abbiamo noi detto: d'inverno scarichiamo le acque con il pennello a mare, d'estate queste acque diamole invece ai contadini, ai campi, in modo tale da irrigare anche gratuitamente i campi dei nostri concittadini. Questo non è stato purtroppo ascoltato. Questa poi zona era preferibile perché attorno a questa non vi sono strutture residenziali, non vi sono grossi centri abitati. I grossi centri abitati distano ben 3 chilometri, Caruba, Salonardello, la stessa Pozzillo, per cui era un luogo ideale. Un luogo che poteva anche essere ricollegato in un certo senso al vecchio Pirra. Il Pirra appunto è il sistema di depurazione che era stato appunto ideato tantissimi anni fa, quindi 25 anni fa, in cui erano stati scelti due posti per fare il depuratore, uno era Stazzo e l'altro sempre nella zona Madonna delle Grazie, ma non nella zona Rocca di Volano, poi per altri motivi è stato cambiato. Per cui diciamo, come luogo molto vicino a Stazzo poteva andare a raccogliere tutti i refoli delle zone, per esempio di Zafferana, di Santa Venerina, le frazioni di Acireale più vicino a Messina. Quindi una zona ideale per fare un depuratore. Purtroppo questa amministrazione ha voluto invece che si concentrasse il depuratore in quella zona. Io sono convinto
che fra qualche tempo noi ritorneremo a parlare dello stesso depuratore, perché i privati andranno a dire le vie legali nuovamente, perché quello non è un depuratore, si può costruire in quella zona, per cui la Acerale avrà nuovamente il problema della depurazione delle acque.